Direttore generale Giorgio Repetto, presente ai calendari, alla giornata di presentazione dei calendari di B. Allora, che idea ci siamo fatti di questa stagione? Parte dura perché Livorno, Perugia, Salernitana la quarta, Bari la terza, credo il 3 ottobre col Cagliari, insomma. Abbiamo un avvio difficile, soprattutto la prima dove mancheranno tantissimi giocatori per squalifica dello scorso campionato. E Facciamo un po' il punto a proposito, scusa. guarda, abbiamo Torreira, Mignanelli, Bruno e La Padula squalificati, sicuro, quelli che mi ricordo. Poi abbiamo Verri e Mandragora che già ci hanno comunicato che andranno con l'Under 21, abbiamo Mitrinza con l'Under 21 rumena, avremo Memuscei o in nazionale o operato, molto probabilmente operato, e abbiamo Valotti che insomma, speriamo di recuperare, ma insomma, diciamo tra gli 8 e i 10 giocatori non saranno a disposizione. Però questo calendario cosa ti ha detto, ti ha fatto capire? Come sarà il cammino? Ci saranno squadre che andranno subito dritto su oppure insomma. Vabbè, ci sono tre o quattro squadre che per gli investimenti che hanno fatto e per il valore dei giocatori che hanno preso sono sicuramente in pole position, no? Io parlo del Cagliari come prima, Cesena, l'Avellino, lo Spezia, me ne dimentico sicuramente qualcheduno, ma ce ne sono tante che hanno allestito bei organici. Quindi sarà poi da vedere chi riuscirà a mantenere la fede ai pronostici estivi, perché poi, come spesso succede, c'è sempre qualcuno che non riesce ad esprimersi come si pensava, e poi c'è magari l'outsider, la squadra che non ti aspetti, che arriva lì sopra. Però sicuramente 5-6 squadre le vedo molto forti. Come si prepara il Pescara a questo inizio di stagione? Ma noi abbiamo cambiato tantissimo. Sono andati via giocatori specialmente in fase offensiva molto, molto importanti, quindi dobbiamo nel limite del possibile cercare di integrare la rosa in questi ultimi giorni di mercato, ma senza fare follie, perché io spero che Salomon rimanga, io non ho la conferma che sia andato a Cagliari, spero che rimanga da noi, però se io avessi dovuto fare un contratto come quello del Cagliari a Salomon io mi sarei rifiutato di farglielo. Mi È troppo sembra. oneroso. Secondo me sì, perché se andiamo a pensare che in Serie B tu offri un giocatore per 5 anni 350.000 euro l'anno e il raddoppio se vai in Serie A, credo che siamo un po' fuori dei parametri. Logicamente il Cagliari, Certo. avendo fatto tantissimi anni di 80 Serie A milioni. e avendo incassato 80 milioni più un paracadute di 15, è un tipo di spesa che può fare, ma che secondo me in Serie B non si dovrebbe fare. Quindi purtroppo c'è un salary cap che però è un po' così, un po' particolare. Volevo chiederti, sono appunto 5-6 giorni alla fine di questo calciomercato, insomma, nel mirino cos'hai? Allora speriamo di chiudere con Boachi, con l'Atalanta, che ancora un'ora e mezza fa, 2 ore fa, ho parlato con l'Atalanta e ha detto che il giocatore non vuole Non ne rimanere a vuole. Bergamo, non vuole rimanere, no, non vuole rimanere a Bergamo, ma in Italia loro lo danno solo a noi, perché hanno rifiutato anche le offerte dell'Empoli, del Chievo, perché in Serie A non lo danno a società concorrenti loro, in B lo danno solo a noi. C'è Roda che però fino adesso ha offerto un terzo di quello che abbiamo offerto noi, quindi voglio Però dire. questa mattina la gente aveva fatto un comunicato stampa in cui diceva che è stato raggiunto l'accordo di Boiachi con il Roda. Beh, io però alle 8:30 ho parlato con questo stesso agente e non mi ha detto la stessa cosa. Ho parlato Qualcuno mente. con l'Atalanta alle 5:30. È chiaro che non è mica detto che lo prenderemo, voglio dire, io spero, perché è la prima scelta del mister. Mi piacerebbe poterlo portare a Pescara, però se non sarà Boachi cercheremo qualcun altro, oppure andremo all'estero e magari incominceremo con la squadra che abbiamo in questo momento, i cui giocatori secondo me in certi momenti vengono anche sottovalutati. Diciamo che esiste un piano B, non è che siamo qui a pettinare le bambole, come si diceva una Ma volta. i piani B in questo momento sono un po' difficili, perché i giocatori di prime punte libere non c'è quasi niente, ce n'è pochissimo. Bisogna vedere la partita di Serie A di domenica cosa dirà, ci saranno alcune squadre che magari fino ad oggi non hanno ritenuto di
di dare incentivi all'esodo di un certo spessore ai propri giocatori, magari dopo la seconda di campionato, lunedì prossimo, saranno magari più disponibili a farlo. Ti lascio andare con l'ultima domanda. Praticamente ad oggi, nonostante le tante voci che si rincorrono, il Pescara ha ancora qualche speranza di avere Salamon e di avere Boyacchi? Su Salamon non ti posso dire niente, perché sinceramente io non l'ho sentito, sapevo solo, perché avevo parlato con la Sampdoria e col suo agente, che domenica veniva a Pescara per firmare il contratto con noi, e lui era a Pescara domenica. Poi gli è arrivata questa offerta, quindi oggi non ti saprei dire se è andata al Cagliari o se ancora sta pensando se dove andare. Su Boyacchi io ho qualche speranza, certamente non più del 30-40%, perché è chiaro che il giocatore ha manifestato l'intenzione di andare all'estero, perché secondo lui quello che ha di buono ha fatto in Italia non è mai stato apprezzato così tanto, quindi lui pensa che andando in una Serie A tipo l'Olanda o la Spagna possa spiccare il volo, perché è un 93, è ancora giovane. Se poi riuscissimo a prenderlo, sarebbe il decimo giocatore che non viene a Livorno, perché andrebbe con la nazionale del Ghana in ritiro da martedì prossimo. Quindi giocherebbe sempre. Se anche riuscissimo a prenderlo, non lo incontreremo per niente prima di 10 giorni a questa parte. Però meglio tra 10 giorni che per niente. Quindi queste sono le due operazioni in entrata? Però voglio dire, quelle sono due operazioni di cui tutti parlano, però io credo che noi cercheremo di fare un altro paio di interventi per cercare di migliorare. In quale reparto? Ma io penso che quello offensivo, nel senso anche vicino agli attaccanti, non per forza attaccanti, però giocatori che ci possono garantire ipoteticamente di qualche segnatura in più, perché in questo momento noi dobbiamo sostituire una serie di giocatori che l'anno scorso ha segnato tantissimo, da Politano a Bianason a Pasquato a Melchiorri. Ce l'hai già pronto? No, non è che ce l'abbiamo pronto, però come sempre succede, poi alla fine il mercato si riduce a essere dalle 7 di sera dell'ultimo giorno fino alle 11, perché l'anno scorso in 4 ore abbiamo fatto 5 giocatori, compreso Salomon. Però a vederti che sei molto dimagrito, questo significa che ti stai veramente consumando, cioè questo impegno ti sta un po' logorando. Devo dire che uno che come me, che alla fine, a parte il correre in campo, non è che si era stressato molto a fare chissà che cose. Il calcio adesso, il telefono specialmente, sono circa 200 telefonate al giorno, credo che un po', già non ne avevo troppo di cervello, adesso forse qualcosa in meno pure. Giorgio, buon lavoro, grazie, un abbraccio anche da parte di tanti di Forza Pescara che ti seguono con simpatia e stima. Grazie mille, saluti a tutti quanti.